La fa da padrone su tutti i piatti della cucina giudaico-romanesca, il carciofo alla giudia. C'è una prima fase che è la capatura, quindi il taglio del carciofo. Sta togliendo ovviamente la barba dentro, dopodiché per non farlo ossidare si mette in una soluzione di acqua e limone. Un procedimento fondamentale per la cottura dei carciofi è la doppia frittura. Abbiamo messo in una vasca i carciofi romaneschi, dopodiché si immerge. A una temperatura di 150 gradi dovranno stare per circa 18-20 minuti, il tempo che il cuore del carciofo si ammorbidisce. Successivamente lo possiamo togliere, si lasciano riposare 15 minuti, anche 20 minuti, e poi, dopo che si sono riposati, saranno pronti per la cottura finale. Si immerge nell'olio bollente a 180 gradi, 2-3 minuti, il tempo per dargli quella croccantezza tipica del carciofo alla giudia. Il carciofo è pronto, si fa scolare un 30-40 secondi per togliere l'olio in eccesso, dopodiché si passa in carta assorbente, un po' di sale, e questo è il risultato finale.